Luciana Littizzetto nella ma scenografia. Ma salutiamo tutto il nostro pubblico. La scenografia. E i nostri ultra. Guarda che meraviglia nei colori di Lucio Fontana. Mamma come sei bella. Mia. Guarda come e volevo bella. Salutare anche tutto il pubblico a casa. Grazie Giovanni, grazie Roberta, grazie Francesco, grazie Mimma. Li conosci tutti uno per uno? Tutti, tutti. Perché sono affezionati. Hai visto quanto ci hanno seguito domenica scorsa? Sì, ho visto. Cioè, noi cambiamo indirizzo e loro ci seguono, capisci? Ma scusa, è bellissimo. Io volevo fare anche un saluto particolare a Samantha e Roger, che hanno concepito il loro bambino 18 anni fa guardandoci, e adesso lui è iscritto al primo anno di giurisprudenza. Bravi! Come? Non ho capito. 18 anni fa ciupavano mentre ci vedevamo. Cioè, ma noi abbiamo quell'effetto. Abbiamo quell'effetto lì. Cioè, volevo salutare anche Pierre e Josephine. Però adesso ti. Che ci guardano dal Pont d'Avignon. Salut, mes amis. Ma che. Ci vedono anche dall'estero. Buenas noches alla signora e il signor Garcia Lopez che si mirano da Barcellona. Hasta luego. E anche a Giovanin di Pinerolo che mi vede. Ah, meno male, no, perché ero preoccupatissimo. Oh. Dicevo. Grande successo all'estero. Beh, 18 anni sono tanti e per alcuni siamo durati di più del loro matrimonio. È vero. Però... Perché noi siamo una bella famiglia. Nonno Fabio, zia Luciana e la cugina gnocca Filippa. È vero, quello è vero. Ma ti sei fracassata, nonno Fabio. Tu... Io, guarda, farei un selfie con ciascuno, solo che non vorrei mai che mi succedesse come... A Salvini, hai visto Salvini? Poveretto, che brutti momenti, che periodaccio. Ma perché? Ma sembra che rida, ma perché ha la pelle tirata. Ma no. Anche se io faccio così, non è che rido. Prova a dirgli, Zaia, vedi come ride. ma perché gliene succedono di tutti i colori? Il processo. La Meloni che gli sta col fiato sul collo senza neanche i 2 metri di distanziamento sociale, vediamo. Poi tutta la questione anche dei commercialisti. Ecco, vedi la Meloni. C'è ma le fotografie sintonia. Sono ingenerose, perché uno viene preso... Ma io cerco quelle ingenerose, mica quelle generose, scusami. Infatti dopo ne arriveranno anche per te di ingenerose. Poi dicevo, tutti questi commercialisti che ci sono, che gliene fanno vedere tutti i colori, che piantano casino, ma quanti commercialisti ci sono nella Lega? Cioè li assumono a sacchi come le lenticchie? No, che vuol dire? No. Eh no, perché poi tra l'altro prendine meno, ma prendine che siano bravi. Vabbè, ma insomma adesso... C'è neanche uno che si chiama Di Ruba. Cioè, voglio dire. Uno salta subito nell'occhio. Tu dove pensi avrebbe dovuto... Poi 49 milioni sono sempre lì che gli chiedono, ma sti 49 milioni? Che ormai... Ma che ne sa lui? È solo segretario della Lega, cosa vuoi che ne sappia? Infatti, soffia così... Sono preoccupato per... State pronti, i sommozzatori, perché ti stai per tuffare nell'acquario, perché qui c'è l'ingresso dell'acquario. Smettila. No. E poi, stavo dicendo, c'è anche la Isoardi che balla con le stelle, sì. E lui la vede dal divano con la felpa con scritto divano, capisci che è durissima. Tra l'altro con Raimondo Todaro, che è un pezzo di morto, che lascia fare la Raimondo Todaro che fa il paso doble, triple e altro abbiamo che Gerusalemme. Abbiamo capito che hai... E a lui che cosa succede? Vediamo il titolo del giornale. Vediamo. Ecco qua, Bergamo per Salvini spallendolizzita a causa dei troppi selfie. Vedi? Ma capisci? Beh, vedi com'è? È un martire della Repubblica. È un inconveniente del lavoro, come si dice? C'è il gomito del tennista e la spalla del selfista. Selfista, bello. È una tendinite selfitica. Però la domanda è, ma se uno sta in Parlamento a fare le leggi, cioè non è che deve fare i selfie, no. Cioè non gli viene male la stai spalla, infortunio sul lavoro, gli cadono le balle per la noia, certo, piuttosto capisco, no. Sì. Ma poi mi chiedevo, ma pesa così tanto un telefono da indolenza? No, però fallo oggi, fallo domani, fai migliaia. Ma lui è muscoloso, non è come te che c'hai i bicipiti di una stella marina. A parte che non lo sai, quindi... Non... Non lo so, lo vedo. No, che vedi? Ma perché lui i selfie non li fa solo con le persone, li fa anche con le polente, con i prosciutti, con la mortadella, e quindi poi mettici pure, che ogni tanto suona anche i citofoni, capisci che alla spalla... E la spalla è costretta ad uno stress pazzeschissimo. Sì, capisco. E come fa a dare una spallata al governo in quello stato? Certo. Se non la smetti con sto bastone. Sara, io sono legalitario, voglio... Te lo do in testa. Voglio rispettare... Altro che Trump, vedi, altro che Covid. Hai visto? Hai visto che io l'avevo detto? Che il Covid non lo devi prendere per il culo. È vero, l'aveva detto. Non lo devi prendere per il culo. L'avevi detto. Perché è suscettibile.
perché è permaloso. Lo avevi detto. Lui ha fatto il furbo, track, cuzzato anche lui come quegli altri tromboni. Sì. Bolsonaro, Boris Johnson, Lukashenko, pure lui. Ma è anche un po' colpa nostra. Perché? È perché domenica abbiamo chiamato Fauci, il suo medico. L'abbiamo distratto un attimo, non l'ha guardato. Tac, quello non è il suo medico, lui è, scusa, è consulente. Mi spiace solo per Melania. Che cosa ti spiace? Pensa Melania. Che se l'è presa anche lei, se le deve succare in casa per 40 giorni. No, okay, 14 giorni. Se sei ammalato anche di più. No, ma speriamo di no. No, ma non se lo può prendere la Santanchè? Chi? Trump. Ma e perché? Ma si è già preso l'ibriatore, che si prende anche Trump, uno più o meno. Vabbè, poi comunque adesso oltretutto l'hanno anche ricoverato, però dice che sta bene. Meno male. Che è quello che dicono tutti i negazionisti, cioè tutti quelli che hanno negato il Covid, poi stanno male, li ricoverano e dicono ma stiamo bene. Certo, infatti ti hanno ricoverato perché stai bene. Ti hanno proprio ricoverato per un eccesso di benessere. Comunque, tra l'altro, lei è incazzata anche Melania perché pare che Trump sia stato contagiato dal suo ufficio stampa. Di chi? Di Trump. Ti faccio vedere chi è il suo ufficio stampa. Com'è possibile? Guarda, una gnocca fotonica, tra l'altro, che assomiglia anche a Melania, ma tipo c'ha 30 anni in meno. E figurati lui, altro che distanziamento con una così. Cioè con una così ti fai fare la doccia di droplet. Ma tu sei malizioso, anche noi due siamo sempre vicini. Eppure. Sì, ma io non sono. Lei si chiama Hope Inks, che vuol dire Hope Speranza. Quindi si vede che è parente col nostro ministro della salute. La salute. Non assomiglia. Non assomiglia. No, non assomiglia. Vabbè, però lì è un po' come anche lei ha viaggiato tanto senza mascherina, perché insomma un po' tutto il suo staff viaggiava senza mascherina, perché in America la mascherina è vista come scelta politica, cioè se non metti la mascherina sei di destra, se metti la mascherina sei di sinistra, ma la medicina non è di destra e neanche di sinistra, certo. Il termometro lo metti mica a destra o a sinistra, lo metti al centro. Va bene, Luciana. Ho fatto un esempio come un medico, anche io, dell'Humanitas. No, poi adesso, tra l'altro, su questa storia hai fatto bene. Ma cosa ride lei? A 60 anni fa queste battute, lei ride. Hai fatto bene a chiedere a Zingaretti questa storia delle mascherine, del Lazio, eccetera, perché non ho capito. Perché in alcune regioni bisogna mettere le mascherine all'aperto, in altre no. Cioè, ma cos'è il Covid? Mica è un prefisso del telefono che cambia a seconda dei confini, esatto, no? Sì. Abbiamo capito che dobbiamo ancora stare 6-7 mesi con un coltello tra i denti, quindi dobbiamo metterla tutti. È meglio adottare il principio di precauzione, certo. Guarda la Merkel, hai visto la Merkel quando si è avvicinato Conte? Cosa è successo? Si è avvicinato Conte, lei ha fatto un balzo all'indietro con una pantera, vediamo? Ma una roba che neanche Roberto Bolle, guarda, si avvicina. Guarda lui. Eppure, guarda, io la prenderei fossi Bolle nella prossima edizione di Danza con me. Sarebbe bravissima. Poi potrebbe tirarla su senza stritolarle le costole come fa con me. E poi potrebbe anche lanciarla. Fa ridere perché Roberto Bolle, che è un ragazzo straordinario, è il terrore di Luciana, perché una volta l'ha sollevata e lei si è rotta. Ma si vede che io ho le ossa fragili. Ma ti rompi tu, ma dica? Sono vecchia, non so cosa ti dica. Però pensa alla Merkel, se ti cade addosso la Merkel. È una tegola a ciel sereno, come dice il ministro Spadafora. Avete sentito il ministro Spadafora dello sport e delle politiche giovanili? Cosa ha detto il ministro? Allora, quando gli hanno detto qualche giorno fa, adesso sono di nuovo aumentati, che c'erano 14 positivi nella squadra del Genoa, lui ha risposto, vediamo appunto il nostro contributo video, è sicuramente una tegola a ciel sereno. Allora, Spadone, ti volevo dire che il fulmine a ciel sereno, non la tegola. Ma sarà il giornale che ha sbagliato, saranno confusi. Allora, è il fulmine, non la tegola. La tegola cade quando minchia vuole. Sì, è vero. E anche quando ti innamori si dice colpo di fulmine. Tu vai sempre alla sostanza. E non colpo di tegola. Colpo di tegola, sì. No, per quanto a volte un colpo di fulmine può diventare una tegola. Esatto. Sì. Però se guardi la faccia non mi sembra neanche una tegola di guerra. No, ecco, va bene.
Andiamo no, avanti. Comunque forse lui ha ragione che bisogna cambiare i detti e i motti popolari, sì. Aggiornarli, farli nuovi. E allora, siccome questa è una trasmissione di servizio, ho qui preparato delle, insomma... Non so dove va a parare. Delle, dei cambiamenti dei motti popolari. Sì. Possiamo far partire la musica. Siete per esempio, persona che non le manda a dire, non ha peli sul linguine. No! Risposta di una donna molto prosperosa alla domanda, come va? Vado a gonfie pere. No, ma dai! Esortazione ad acquistare un immobile di pregio. Cogli l'attico. Possibile focolaio di coronavirus. Qui gattaci Covid. Picchiare l'apo davanti a una cascina. Menare il can per l'aia. Non ricordare il nome di un uomo molto piacente. Perdere il figo del discorso. Urinare con piacere dopo averla trattenuta a lungo. È andato tutto piscio come l'olio. No! Portatela via voi, perché... Ma... Rispondere. Rispondere con una foto sexy all'invio di un'altra foto sexy in una chat. Luciana? Rendere pentre focate. No! Dai! Simpatizzante di estrema destra e accanito fumatore di marijuana. Si fa tutta l'erba, il fascio. Pentirsene quando è troppo tardi. Piangere lacrime di zangrillo. Motto per sostenitori del presidente della Liguria. Toti per uno, uno per Toti. Dire che una digestione perfetta è sempre segnale di ottimo stato fisico. Quando c'è la salute, c'è rutto. No, Luciana, basta. Quando non invidi chi ti sta accanto, il prato del vicino ha sempre più merde. Va bene, abbiamo rinnovato. Se volete anche voi dare il vostro contributo, l'hashtag e che proverbio che fa, lo cambiate. La prossima settimana potete mandarli anche nei, nostri social. Ma che stai dicendo? Ma dove sì, perché magari da casa hanno anche loro delle modifiche. Ma che indirizzo abbiamo? Ma che tempo che fa? Ma dove scrivi? Via? Ma che via? No, via non lo so, nei social, vabbè. Lo mandano lì e ma io ho il duplex, ho un cavolo ancora. Va bene. No, oh, va bene. Allora, ma arriviamo alla notizia potente. Sì. Vogliamo alto anche questa volta e non so se hai sentito il grande polemicone che è partito sulla statua marocchina. Scusa, io ho solo da un minuto, abbi pazienza, ti chiedo scusa. No, siccome c'è questo mozzatore che è troppo rosso, io non vorrei che non stesse respirando. No, per carità, no, lei non si tolga pure il boccaglio. Ecco, perché pensavo stesse morendo, scusi, perché è di un colore che non fa parte del pantone. No, perché l'altro non si è tolto il boccaglio, questo ha respirato dal boccaglio fino adesso. Cioè, no, è entrato nella parte, capito? E quindi, ecco. No, allora, infatti, sì. Possiamo mandare a letto i pesci? Cosa? No, ma perché devo far vedere una foto molto osè e ho paura che si agitino. I pesci? Sì, possiamo spegnere la luce dell'acquario? Ma no, no. Metterci un panno sopra. Ma cosa c'è da vedere? Allora, perché è una foto che viene dal Marocco e precisamente è la statua... Dal Marocco? Di una... No, dal Marocco. Ah, per i pesci pensavo. No, beh... No. È una foto... No, di una statua costruita a Medi, che è un paese di Bare del Marocco, per celebrare la pesca e rappresenta due gran bei pesci che sguizzano dall'acqua, no? In onore alle tradizioni proprio marinare del luogo. Che c'è di male? Ecco, infatti non c'è niente di male, vediamo la foto. Vediamo la foto della statua. Allora, io non sono mai stata in Marocco, quindi non ho idea di come siano i branzini lì. Però a me ricorda... Di tu, Fabio, cosa ti ricorda a te? No, per dire. Cioè, ringrazia che non è una fontana, diciamo questo. No, direi di soffermarci sul significato di ricordo. Poi sotto anche con la verzura sotto, sì, sì. Ma io, poi rosa! Perché io non so niente, mi dicono tutti, tu sai. Ma è colpa cosa mia, dice, se hanno eretto una statua così in Marocco, è colpa mia. No, tra l'altro rosa, ma no. Quando.
Però direi che la foto direi che la foto si può togliere. No, la foto dobbiamo tenerla perché la devo descrivere. No, ma si è capito. Allora, quali pesci rosa conosci tu? I salmoni. Le triglie. Ma se tu metti una triglia e un Walter, la vedi la differenza? Salta all'occhio, no? Salta all'occhio, sì. Cioè, se in pescheria trovi dei pesci così, fai molto, molto bene a preoccuparti e anche a cambiare pescheria. Molto bene, molto bene. Poi pensa al navigatore, ai peni che saltano, prendere la prima uscita a sinistra. Ma poi la viabilità con un monumento del genere, tutta la gente appassionata che gira sulla rotatoria all'infinito. Comunque l'amministrazione si è giustificata dicendo: vabbè, ma questo è un monumento per onorare la nostra natura tradizioni, di pescatori, eccetera. Capito? Quando finisce? Ma anche da noi a Comacchio sono pescatori. Sì. Tra l'altro di anguille, che peraltro anche visivamente. Andiamo. Però sono più intelligenti, sanno fin dove possono spingersi e non gli è mai venuto in mente di erigere una statua del genere. Proprio anche erigere è proprio il verbo sbagliato. Sì, sì. Soprattutto il participio passato è del verbo. Fatto sta che l'amministrazione alla fine ha ceduto e ha distrutto questa statua. C'è stata un'evirazione proprio della statua, proprio una grandissima rottura di... sì, però a me spiace. Ti dispiace? Mi dispiace perché secondo me, cioè, uno che passa davanti a una rotonda così se la ricorda. Sì, quello è sicuro. Cioè, poteva rimanere un punto fermo, se poi dici, ma qual è la strada per andare da Mid? E niente, vai dritto, poi alla rotonda dei Bigoli, gira a sinistra. Va bene. Potevamo riciclarli. Va bene. Prenderli e metterli... Però, secondo me abbiamo esaurito l'argomento. No, non metterli al posto del cavallo della Rai, io li avrei messi. Sì, che sono anche simbolicamente più interessanti. Li avrei regalati a Berlu davanti a Arcore. Vabbè, andiamo oltre. No, ma io dico anche sto scultore, ma se lo sai che non sei in grado di fare due pesci, levati il problema, fai due meduse, fai due cozze, fai due granchi, non metterti a fare i pesci. Ma guarda che ci sono degli scultori. Ma lei dice lo scultore che ha fatto il busto di Cristiano Ronaldo all'aeroporto di Madeira. Ma vogliamo vedere il busto di Cristiano Ronaldo? Adesso non so cosa aspettarmi, qui sono terrorizzato. Tonto Bill. Ma lascia stare che non somiglia a Cristiano Ronaldo. Ma anche proprio la faccia da scemo. Cioè, tra l'altro con un ascesso, tutto storto. Infatti poi gli hanno detto, adesso l'hanno preso per le orecchie, ha detto adesso la rifai, e l'ha rifatta così, vediamo come l'ha rifatta, che non continua a non somigliare a Cristiano Ronaldo, però almeno non ha proprio la faccia da fesso. Vogliamo parlare della statua che hanno eretto in Slovenia e l'hanno dedicata appunto a Melania Trump? Vediamo, non sapevo. È una statua di legno, guardate come si somigliano, cioè due gocce d'acqua, proprio Melania che ha fatto un lifting con un tir che gli è passato sotto. Tra l'altro quest'estate la statua ha preso fuoco e non si capisce chi sia il colpevole, ma Melania non ha un alibi, pare. Va bene. Comunque, va bene, allora, bene, e per grazie. Chiudere, ah no, per chiudere. Ti ricordi che la scorsa settimana avevo parlato di quella candidata meravigliosa Laura Guido che aveva quel manifesto fantastico? Se mi votate, vediamolo, sono felice, se non mi votate sono felice per voi, ecco. E guarda, ero sul punto di votarla quando mi ha scritto su Instagram e mi ha spiegato come sono andate le cose. E allora io le ho detto, se vuoi venire a spiegarlo sono felice, se non vuoi venire sono felice per te. Certo. Adesso forse è qua, ma se non viene io sono felice lo stesso. Presentiamo Laura Guido. Laura Guido, credo. Non temo più le onde, sto già in alto mare. Se mi dai solo un goccio che rimango a fare. Buonasera. Ecco Laura Guido. Buonasera, vai dall'altra parte. Buonasera. Vado dall'altra parte. Così. E spieghiamo come è andata. Stare scusate. Laura, lascialo perdere, guarda. Bene. Vai, allora, spiega come sono andate veramente le cose. È stato uno scherzo di laurea. Degli amici mi hanno cioè, lei non era candidata? Non ero davvero candidata. No. Una volta che c'era un'idea buona, cioè... No, ma...
Non era candidata, ma poi la cosa bella è che io ho visto questo manifesto in una gallery di un famoso settimanale, anche autorevole, non l'ho visto nel sito notiziedellaminchia.com. Sì, sì, che di solito lei frequenta, come è ovvio. Ma no, devo smettere di leggere questi settimanali autorevoli e abbonarmi a notiziedellaminchia.com. Sì. Perché il problema è che noi siamo un paese in cui un manifesto come il tuo è credibilissimo, capisci? Infatti la cosa... forse grave è questa, nel senso che in realtà è uno scherzo. Mi hanno fatto uno scherzo di laurea prendendomi in giro per una frase che ho detto e tra l'altro il manifesto tutto fucsia. Tra l'altro, è tutto rosa. Tutto rosa, tra l'altro anche con il simbolo che non esiste. Vabbè, che non esiste. Abbiamo... No, no, ma è carino questa cosa, sì. Perché io cioè adesso mettessero magari come strillo un rutto per ogni voto. Sì. Cioè, io non penso che sia un fake, penso come fanno a comprare gli astenuti. È tutto, sì, certo. Allora, io ho pensato di fare il manifesto definitivo di Lauro Guido, che vediamo adesso, sì. Eccolo qua, e cominciamo a far circolare questo qua. Laura Guido, mettiamoci una croce sopra. Sopra, sì. Però ho anche pensato... Sì. Che poteva essere interessante far circolare dei manifesti tuoi, dei falsi manifesti elettorali. Pare la stupida, eh? Allora, ne abbiamo tre, vediamo Pare il primo. Pare la stupida. Vediamo il primo. Cosa primo di Fabio. Fabio Fazio, una politica senza inciuci e senza carne. Ma questa è una diceria anche quella. Che non... Vediamo il secondo. Sì. Ma guarda che scema, tutta la settimana che si telefonano. Se ce l'ho fatta io, può farcela chiunque. Sì, vabbè, e vediamo l'ultimo. Un incoraggiamento, se mi piace. Vediamo il terzo. Sì. Fabio Fazio, proviamo. Ma come ti permetti? Ma scusa. Oddio, però sono bellissimi. Sono bellissimi. Sono bellissimi. Sì, sì, sì. No, più... Se ce l'ho fatta io a sopportare lei, ce la può fare chiunque. Senti, noi salutiamo. Salutiamo Laura Guido. Grazie Laura. Grazie mille. Da quella magari parte. Nel caso decidessi di entrare in politica, faccelo sapere. Sì, però userò quella frase, perché secondo me può essere un grandissimo gioco di psicologia inversa. Va bene. Grazie molte, grazie ciao, molto. Grazie, ciao. È finito? Finito. Luciana Littizzetto, grazie, è andata bene così, perfetto. Poi, se volete la portate nell'acquario. Delle triglie, ecco come fantozzi. Le triglie, vedi che l'acquario c'era, volevi fare lo scemo. Senti. Non sapevi neanche che parlavo del famoso monumento. Senti, senti, mi aiuti a...